Coach Massimo Bianchi, siamo a un nuovo arrivederci. Lasci la panchinella viola con 10 partite, mi pare, e 10 vittorie. La lasci prima matematicamente in regular season e adesso voli vicino casa, vicino il luogo Dove sono nato? d'origine. A guidare l'Olimpia Lumezzane in Serie C Gold, un incarico importante, ma forse è solo un arrivederci. Ma è sicuramente un arrivederci. Credo che la mia storia lo dica, che questa è casa mia, nel senso che questa io la sento come casa, e se la casa chiama, io, se sono nelle condizioni di poter rispondere, dare il mio contributo, l'ho sempre dato, ci ho sempre messo la faccia, anche in situazioni non così rosee di prospettiva come questo momento. Sì, anch'io sono molto orgoglioso di accettare questa sfida, perché essere scelto in Lombardia da una società che fa un campionato dove ci sono 31 squadre, a cascata, cioè non so quante ce ne sono di C-Silver, significa che gli 2 anni che ho fatto, gli ultimi 2 anni che ho fatto a Saronno, sono stati 2 anni molto positivi. Mi dispiace interrompere la collaborazione con Paolo, con i ragazzi, perché da subito la viola è la viola, quindi uno cerca di mettersi nelle condizioni di dare il prima possibile il suo contributo, poi cercare di migliorarlo questo contributo. Però la prospettiva di poter mettermi di nuovo alla prova e, come mi auguro, di rimanere là e vedere l'anno prossimo cosa riusciamo a fare, perché mi è sembrata dalle parole una società anch'essa ambiziosa come la Viola, che non ha la tradizione della Viola sicuramente, però ha l'entusiasmo che c'è nella Viola. L'entusiasmo come quello dei tifosi della Viola e dei tifosi del Trust, li vuoi salutare? Certo, li ricorderò soprattutto per quei cori di domenica scorsa a Catanzaro nel terzo quarto, quando abbiamo cominciato questa rimonta, che hanno sovrastato il silenzio del pubblico del Palacorvo. Come sempre i tifosi della Viola, anche fuori casa, sono i più rumorosi, i più vicini alla squadra, e mi mancheranno sicuramente. Grazie, coach. Grazie a te, un abbraccio a tutti.